Siamo nuovamente alla pista di Arese. Valeria, buongiorno, benvenuta anche Buongiorno. a te. Anche a te chiedo questa partnership con Bridgestone. Noi ci siamo visti anche nel 2017, sempre a Milano, quando avevamo parlato, insomma, di questa liaison a distanza di 4 anni. Che cosa è cambiato e soprattutto che cosa ti ha dato Bridgestone in più? Mi ha dato veramente tantissimo. Io con Bridgestone ho vissuto delle esperienze che rimarranno per sempre nel mio cuore. Cos'è cambiato? Diciamo che la pandemia ovviamente non ci ha permesso di fare tantissime attività. Adesso finalmente riprendiamo e sono molto entusiasta di ritornare, diciamo, in pista. Quanto è importante l'appoggio di aziende, soprattutto per chi fa degli sport, insomma, che non sono proprio sotto l'occhio del riflettore, mettiamola così. È fondamentale, infatti devo veramente ringraziarli perché comunque è un apporto di visibilità e comunque un aiuto veramente grande. Ci dici un po' quali sono le tue abitudini alla guida, se hai un'auto, se ti piace guidare, eccetera, eccetera. Sì, ho due auto perché siamo in quattro in famiglia, comunque sia io che mio marito ovviamente la utilizziamo per spostarci, per vari spostamenti per lavoro, per accompagnare i figli, quindi servizio taxi a go-go. E diciamo che non mi piace particolarmente guidare, però ovviamente lo devo fare per necessità, per cui per me non è un piacere, ma è proprio, diciamo, un'esigenza. Cambio gomme, 15 novembre l'hai fatto? Cambio gomme, diciamo che sono un po' su questo, non sono proprio bravina, però mio marito, Ci diciamo pensa che lui. ci E pensa poi lui. con Bridgestone, insomma. Parlando Assolutamente. della tua linea sportiva, della tua carriera sportiva, cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro? Guarda, io sono un atleta che comunque quello che ha dato, difficilmente riuscirà a riproporre in quanto sono a fine carriera. Ho 45 anni e adesso mi sarebbe piaciuto tanto finire la mia carriera con le Olimpiadi di Tokyo, ma per poco, per pochissimo non sono riuscita e quindi diciamo che pazienza, si va avanti, comunque non smetterò mai, mai, mai di fare sport, di allenarmi e di essere comunque un atleta, perché lo sono dentro. Quanto è importante secondo te un esempio come il tuo, no? Di una persona che continua a fare quello che le piace, anche se magari anagraficamente, no? Uno si immagina che doveva smettere prima o magari, insomma, tutto questo. Diciamo che sì, l'età non è vero che è solo un numero, effettivamente lo sento che l'età avanza, che comunque certe cose che facevo prima non riuscivo più a, non riesco più a fare bene come prima, però è anche quello che ti senti dentro, quindi perché porsi un limite solo perché, che ne so, sei vecchio, tra virgolette, quindi se uno se la sente è bene che continui a perseguire i propri obiettivi. Il tuo futuro sportivo è verso il capolinea, allora cosa dobbiamo aspettarci dal domani? Io sono laureata in lingua e letteratura straniera, quindi diciamo che mi piacerebbe anche avere una chance con l'insegnamento e in più non smetterò mai di correre e quindi di fare sport e anche di motivare i ragazzi, i miei figli. Mi piacerebbe anche diventare allenatore e dare, diciamo, far passare la mia esperienza a loro. Col supporto di Bridgestone magari. Magari.